La Fondazione Carispac sostiene il sesto IAD Free Weekend, l'appuntamento con la prevenzione del tumore al seno che quest'anno raddoppia. Dopo l'edizione dello scorso marzo, prendono il via dal 13 ottobre 8 giornate con visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite, dedicate alle donne che sono in maggiori difficoltà economiche e sociali. Quest'anno infatti si è deciso di rivolgersi proprio a loro. Le iscrizioni delle partecipanti sono avvenute richiedendo la collaborazione di associazioni cittadine che si occupano di donne e famiglie in difficoltà, come la Mensa di Celestino, la Caritas, i servizi sociali dei comuni dell'Aquila, Bezzane e Sulmona, altri consultori pubblici e privati. E queste donne già si sono iscritte, le abbiamo già contattate, già si sono iscritte e ci siamo rese conto che la maggior parte sono prime visite e quindi significa che queste donne non hanno mai fatto uno screening mammografico. Questa è una forma sussidiaria, diciamo così, di intervento da parte nostra rispetto a quello che è il compito naturalmente della struttura pubblica che mettendo tutto l'impegno che può però non riesce a dare le risposte che invece in questo specifico settore andrebbero date. Dalle 16.30 alle 19 sono aperte le prenotazioni anche a quelle che telefoneranno al numero dedicato 348 6693 806. Requisiti fondamentali per prenotarsi sono l'impossibilità di sostenere i costi della prevenzione e non avere visite prenotate a breve termine. Rientrano nello screening anche le donne in lista d'attesa dalla scorsa edizione. Le visite senologiche e le ecografie mammarie gratuite verranno eseguite negli ambulatori del consultorio IAD nei giorni 13, 15, 20, 27 ottobre, 3, 4 e 24 novembre, 15 dicembre, dallo staff dell'IAD in collaborazione con i dottori Alberto Bafile e Walter Resta. Per le donne che non hanno questo tipo di esenzioni, l'impegnativa purtroppo ha un costo che può essere rilevante per molte donne o rilevantissimo per altre persone. 30 euro non per tutti sono una cifra irrisoria, per cui molte donne ci dicono: dottore, io non sono più venuta perché in questo periodo mio marito è stato licenziato, avevo problemi, eccetera.